Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Ecco, una cosa che non dovete fare è quella di girare la manopola della radio. La voce che sentite è sempre la stessa, solo che un po' più intrombonata, non tanto dalle tensioni naturali verso gli assoli di trombone, quanto dal raffreddore. Siamo tutti raffreddati qui, anche l'ospite di stamattina, di questo pomeriggio. Abbiamo qui con noi Anna Maria Janin, qual è la pronuncia esatta? Janin. Evidentemente degli ascendenti gallici, francesi comunque. Senti, per i nostri amici ascoltatori, Anna Maria Janin è qui in veste di critica d'arte, colei che tiene la rubrica Cronache d'arte all'Unione Sarda, è qui per raccontarci alcune cose che forse i nostri amici non sanno. Intanto vorrei chiederti se ti senti meglio. Beh, insomma, è così, sono un po' emozionata. Capita sempre, si chiama micropanico questo. Mm. Comunque passa dopo 3 minuti massimo. Speriamo bene. Dunque, va bene, uno dei problemi di cui si potrebbe parlare, per esempio, è le tue difficoltà o la facilitazione, non so, che tu hai trovato in questo tipo di lavoro in quanto donna. Questo ti ha creato dei vantaggi, degli svantaggi, ti ha messo in condizioni di parità con l'altro sesso oppure no? Beh, per quello che mi riguarda io mi sono comportata così come mi capita di comportarmi, senza stare a pensare. Certamente che però il fatto di essere donna ha un suo peso, credo, per come si è, cioè come si è visti dagli altri. Infatti io penso che quando una cosa la dice una donna, prima ancora di entrare nel merito di quello che dice, di come lo dice, perché lo dice, si deve passare per una pregiudiziale che è data dal fatto che questa è una donna, quindi per esempio è una buona o una racchia, è una giovane o una vecchia. Anche credo che abbia molto peso il giudizio sulla vita privata, che per gli uomini non credo sia molto importante, e quindi se la donna è, non so, sposata o signorina, per esempio a me chiedono spesso, anzi sempre, quando conosco nuove persone, signora o signorina, credo che a te non l'abbiano mai chiesto, né si sognerebbero mai di chiederlo. Infatti. E tra l'altro dico, la risposta che si meriterebbero e che io vorrei tanto riuscire a dare, per adesso non ci riesco ancora, perché avendo ricevuto una certa educazione di cui cerco di liberarmi, però insomma non riesco ancora tanto, ma si meriterebbero la risposta "e a te che te frega", come minimo, no? E quindi dico, tutte queste valutazioni pregiudiziali incidono sicuramente, no? Ecco, incidono sul valore delle cose che tu fai oppure incidono proprio durante il lavoro, voglio dire? No, durante il lavoro non credo, perché io non le tengo tanto presenti, per fortuna. Riesco a dimenticarmi di questo, se no ci sarebbe solo da rinchiudersi in casa o spararsi, se si dovesse sempre pensare a quello che gli altri ti aspettano da te in quanto donna e a come ti giudicano in quanto donna. In ogni caso però penso che un suo peso la cosa lo abbia. E quindi se un uomo in questa veste di cronista d'arte dell'Unione avrebbe le sue difficoltà e le sue inimicizie, sicuramente le sue critiche, e una donna forse è in una condizione ancor più difficile. Ecco, questo ti risulta oppure è una tua supposizione? Questa differenza di... Ma io ne sono profondamente convinta, anche se non mi risulta proprio così in modo lampante. Ne sono convinta perché, dico, la condizione della donna non è un mistero per nessuno, gli basta rifletterci un momento. Qualunque cosa la donna faccia, soprattutto appunto nella vita pubblica, passa attraverso questo filtro. Cioè tu vuoi dire, per quanto, come nel caso tuo, tu svolga un lavoro
diciamo, di intelletto che solitamente è attribuito agli uomini, per quanto abbia questa possibilità, ti sembra che il giudizio che la gente in generale emette sul tuo lavoro sia infirmato dal fatto che chi scrive è una donna? Sì, io penso senz'altro di sì, e penso anche che se, diciamo, quando si tratta di uomini, no, forse c'è anche lo stesso una pregiudiziale, per esempio, che riguarda la collocazione politica dell'individuo che fa o dice certe cose, e nel caso della donna sia molto più pesante e riguardi appunto il suo essere donna, prima di tutto, poi anche eventualmente la sua collocazione politica, la sua cultura, le sue esperienze. Però dopo, no? Prima c'è proprio questa discriminante fortissima che ecco, esiste. Siccome tu lavori all'Unione da 2 anni, mi pare. E 2 anni e qualche mese. 2 anni e più. Ormai penso che agli occhi di tutti dovresti aver superato questo handicap, se vogliamo chiamarlo così. Cioè, non pensi che, giunti a questo punto, i giudizi che si danno su quanto tu fai siano giudizi già scarichi di questa componente, cioè abbiano già imparato a considerarti una persona valida oppure no, il contrario, per quello che fai al di là del sesso? Cioè, a questo punto non credi che sia superata questa situazione? Beh, non lo so, io pensavo, speravo di sì, però ancora recentemente ho avuto delle prove che non deve essere tanto così, perché per esempio ho notato che mi si guarda con un certo sospetto, in quanto così mi si è attribuita anche l'etichetta di femminista. E quindi, che dico, nel genere di etichette discriminanti, penso che sia l'ultima, la più attuale in ordine di tempo, la più moderna, però il che significa isterica, piantagrane, così penso. E quindi anche questo vuole dire, insomma, anche perché io ho avuto occasione qualche volta di vedere delle mostre di pittrici e non sono stata forse tanto tenera nei loro confronti, e questo penso che mi abbia alienato le simpatie di alcune donne anche, oltretutto. Beh, ma pare che molte donne pensino, la gran parte delle donne pensino con la testa degli uomini, quindi sembrerebbe regolare. Senti, perché queste donne pittrici, a parte il discorso che abbiamo fatto fino adesso, ma avevano qualche connotazione a loro volta in quanto donne, voglio dire, si presentavano in quanto pittori donne, oppure in quanto pittori, adesso io mi scuso con te perché sono costretto dalla lingua italiana a usare maschili e femminili perché non c'è un neutro. Comunque volevo chiederti con più chiarezza, ti pare che anche per queste donne il problema che abbiamo appena esposto si ponga, nel senso che dipingono diversamente, oppure nel senso che anche nei loro confronti c'è, magari anche da parte tua quando le hai giudicate, c'è una sorta di prevenzione, in quanto donne non possono dipingere bene, per esempio? Questo non è detto, perché ci sono delle artiste assolutamente valide, non sono molte, nel senso che rispetto agli uomini in percentuale sono meno le donne che si esprimono attraverso la pittura, la scultura, però dico, quelle che ci riescono in piena parità con gli uomini. Invece quelle cosiddette pittrici così della domenica, o le signore che dipingono, o non so, che sono poi quelle che si espongono nelle mostre più frequentemente, hanno tutte le caratteristiche della donna in senso deteriore, nel senso di, cioè, individuo discriminato culturalmente, socialmente, e quindi anche nella pittura si ripropongono questi motivi, insomma. Comunque, non mi sembra che sia molto strano nel no, tutto certo. Questo. Comunque, a consolazione e anche a riprova di quanto si diceva, prima di mandare un brano e interrompere un po' questa conversazione, ti dirò che se è vero che ci sono poche donne che dipingono molto bene rispetto agli uomini, è anche vero che ci sono molti più uomini che dipingono male rispetto alle donne. Beh, perché probabilmente, diciamo, anche nell'educazione, ma nelle condizioni di vita della donna, gli impedimenti anche a realizzarsi attraverso una forma di espressione, quale è la pittura, le occasioni, dico, sono minori, proprio perché la donna ha una serie di impegni
quotidiane, inevitabili, una nemesi storica, per cui dico la domenica anziché mettersi a dipingere e andare col cavalletto a fare la pittura en plein air, deve, non so, provvedere a fare la pulizia settimanale nella casa o certo, o ma altro. Io volevo dire che gli uomini, avendo invece la possibilità di andare all'aria aperta a dipingere, hanno più possibilità di sbagliare e fare quindi quadri brutti. Vabbè, non è un buon argomento per dire che le donne continuino a starsene in casa a lavare i piatti. Va bene, andiamo con un'interruzione. Ecco, riprendiamo il discorso con Anna Maria Janin, critica d'arte all'Unione Sarda. Senti, com'è che sei entrata all'Unione? Com'è che sei arrivata? Non per vie traverse, come si potrebbe pensare, cioè attraverso le vie tipicamente femminili. È stato così che... Sei entrata come un uomo? Beh, io penso di sì, nel senso che non credo di essere discriminata, almeno dalle persone che mi hanno chiamata. Comunque si è trattato di, quando si è trattato di riqualificare un momentino l'Unione Sarda attraverso soprattutto la terza pagina, i servizi culturali, eccetera, Rodriguez, così parlando con me, mi ha chiesto se mi sarei, se avrei provato così a fare questa cosa, se me la sentivo. E io inizialmente ero un po' spaventata all'idea, anche perché mi disturba un pochino così mettermi in vista, perché così non mi fa troppo piacere. Se ricordo che comunque, i primi pezzi li firmavi in sigla. Sì, li siglavo, e anzi poi c'era stato un uomo, un gallerista, che così, credendo che io fossi appunto una poveretta che poteva solo siglare, mi aveva offerto di intercedere per me, di farmi firmare se mi interessava per esteso. Invece poi la cosa che mi ha convinto è stato l'argomento di Rodriguez, che io dovevo prendermi per intero la responsabilità di quello che potevo dire e potevo scrivere, quindi allora poi ho messo il nome, buonanotte. Comunque, così, la proposta di Rodriguez era in questo senso: visto che c'erano delle gallerie, bisognava dare notizia delle mostre, questa rubrica più o meno settimanale, più o meno fissa, che poi non si è mai riusciti a tenerla fissa in un giorno, così, sulle mostre. E poi affiancarla invece da un discorso più, chiamiamolo, di politica culturale, non so. E allora è stato questo soprattutto quello che mi ha fatto, cioè l'idea che mi è piaciuta di più, no? Perché visitare le mostre durante la settimana e recensirle non è un lavoro così molto gratificante. Un po' penoso. Insomma. E invece, poi mi era, pensavo che non sarei riuscita, anche perché mi costava molta fatica entrare nelle gallerie dove non conoscevo la gente ancora, tant'è vero che i primi giri che ho fatto così erano una specie di giostra, perché passavo avanti e indietro, davanti con la macchina, poi posteggiavo lontano, poi mi avvicinavo a piedi, poi non osavo entrare, poi entravo e uscivo. Insomma, ho fatto un po' di tirocinio penoso in quel senso. Adesso no, adesso entro tranquillamente, abbastanza tranquillamente, anche se in certe occasioni mi imbarazza, per esempio il fatto che ci sia il pittore presente o la pittrice e che mi si chieda: ma lei cosa pensa allora della mia opera? E io così non so mai cosa dire, perché è abbastanza imbarazzante. Ecco, secondo te, anche cosa perché in molti casi dovrei dire: senta, forse lei dovrebbe cambiare mestiere per prima cosa. Ecco, quindi, cosa si aspettano invece? Beh, in genere si aspettano che io dica: ah, ma com'è bello, che interessante, che paesaggino meraviglioso, che colori deliziosi. Non so, penso che si aspettino quello, oppure che sentimento, che ispirazione. E quindi, insomma, non è una cosa molto gradevole. Ecco, tu com'è che te la cavi in questi casi? Beh, in genere me la cavo cambiando discorso, oppure scappando, cercando di evitare queste occasioni soprattutto, oppure inalberando una grinta terribile per cui scoraggio la gente dall'avvicinarsi troppo. E quindi penso di essermi anche fatta la fama di persona molto antipatica. Ma beh, almeno sto più tranquilla, nel senso che corro meno rischi. Beh, comunque resta il fatto che scrivi delle cose. Una volta scritte, cosa ti succede poi? Beh, una volta scritte in genere deludo sempre le aspettative, comunque io me la cavi, qualunque cosa io dica sia giudizio così. Poi il giudizio proprio non ne metto mai, anche perché forse non è il caso, ma
In genere cerco di fare intendere al lettore così, di dare delle indicazioni più che altro. Però scontento sempre, sia che io dica, sia che non dica, che taccio, che faccio dell'ironia, che non la faccio. Cioè, si aspettano tutti molto di più, è così? Sì, si aspettano tutti molto di più. Ecco, e non... poi anche, forse si aspettano proprio un modo diverso di scrivere, che io non ho. Cioè? E che così non posso neanche avere, perché non condivido, tra l'altro, questa funzione del critico che deve spiegare ed elogiare comunque, e deve fare della poesia sui quadri, sulle opere d'arte, no? Secondo te questi artisti si aspettano che tu spieghi loro ciò che hanno dipinto o che lo spieghi alla gente? Cioè questa, non ho capito. I cosiddetti critici d'arte, cioè i mediatori, avrebbero due funzioni, quella di spiegare a chi dipinge cosa ha dipinto e di spiegare a chi non sa le cose cos'è che gli artisti hanno dipinto. Ecco, in genere secondo te succede che si aspettino una spiegazione da te, cioè che sia tu a dire lei è stato bravissimo mettendo questo viola, per esempio? Beh, non lo so se si aspettino questo, anche perché bisogna un po' distinguere fra non so, critico e critico, fra pittore e pittore, penso. Perché se tu per spiegazione intendi quella specie di esegesi così da catalogo, quelle a cui siamo abituati così per averne viste a centinaia, e direi proprio che non è il caso di aspettarsi cose del genere, perché non servono a niente, tra l'altro, né spiegano la pittura non so, con un taglio giusto, no? Cioè, il taglio deve essere entrare nel merito di quello che si fa, come lo si fa, e non di qualcosa si vuole dire con... Credo. Cioè senza girarci intorno con poesie. Ecco, appunto. Non mi ricordo più di dove siamo partiti. Niente, possiamo interrompere brevemente, oppure aspettiamo ancora 5 minuti e poi interrompiamo in maniera più drastica con la pubblicità. Vabbè. Niente, si potrebbe dire, per esempio, se hai fatto qualche presentazione in catalogo tu. No, presentazioni in catalogo non ne ho mai fatte. Te ne hanno chiesto? Qualcuno sì, devo dire poca gente. Comunque così io ho cercato di sottrarmi con buone maniere, per non offendere, perché almeno in un caso era un amico, insomma, una persona che conosco da molto tempo, che me l'aveva chiesto e non ho voluto offendere, però ho detto che io non condivido questa cosa e che poi, tra l'altro, avendo questo incarico di scrivere sul giornale la critica, non sarebbe neanche corretto che io presentassi qualcuno, a parte che non ci credo alla presentazione, perché se presentazione deve esserci oggi, forse non ha senso, secondo me, ma comunque se deve esserci presentazione, forse l'unica cosa che abbia un senso è la presentazione dello stesso artista, insomma. Cioè penso. Sempre legata però al come si fa, certo. Cioè dire ai linguaggi, insomma. Certamente. Ecco, cosa che effettivamente non è che succeda molto neppure ai presentatori di professione. Va bene, ormai siamo nei pressi, no, pare di no. Ecco, interrompiamo ancora con un brano musicale. Tonino Casula al microfono assieme ad Anna Maria Janin, la critica d'arte dell'Unione Sarda. All'inizio della prima parte dicevi che Rodriguez ti aveva invitato a collaborare in due settori. Uno era quello della cronaca, diciamo, informazioni sulle mostre, e un'altra cosa. Cos'era questa seconda cosa? L'argomento era sempre, grosso modo, l'arte o la cultura, però così, pezzi che riguardassero avvenimenti qui della Sardegna e anche, non so, parlare di libri eventualmente o di personaggi. Se ci fossero state delle mostre molto importanti, fare un discorso più ampio, cosa che è accaduta molto di rado, perché dico, queste mostre strepitose non ci sono state. Poi ci sono anche altri problemi, comunque, cioè? Riguardo a questo. Di che tipo? I problemi sono che se tu parli diffusamente di una certa mostra, sollevi una serie di malcontenti da parte delle altre che si sentono trascurate. E quindi così il discorso si è fatto in pochi casi. Mi ricordo il caso di Ortega, per esempio, perché tra l'altro coincideva con un periodo particolare, stava per morire Franco,
E c'era questo pittore spagnolo così esule, che aveva un passato politico ben preciso. C'era stato un dibattito anche nella galleria dove si era presentato, e quindi quella volta lì l'ho fatto. Avevo parlato con Ortega, gli avevo chiesto alcune cose. E però poi si è detto che insomma io l'avevo fatto perché la galleria ero al soldo di quella galleria. Un'altra volta lo stesso, sono stata accusata duramente di essere al soldo di un'altra galleria. Allora a quel punto sono abbastanza scoraggiata. Ecco, ma Anche perché poi manca abbastanza proprio la materia prima, cioè le mostre importanti, significative di cui parlare anche. certo, ma bisognerebbe fare il discorso, cioè da una parte c'è quella che si chiama pubblicità, che mi pare che il pubblico dovrebbe essere in grado di distinguere, infatti credo. Ci sono sì degli artifici, cioè dei simboli, la zigrinatura, per esempio, rinquadrare con una specie di cornicetta, che sono simboli che dovrebbero far comprendere al lettore che quella è pubblicità a pagamento, solo che il lettore avvertito è raro, insomma, il lettore sprovveduto è la realtà, e quindi la confusione è massima. Ecco, Certo, basta avere soldi, uno si mette sul giornale tutto quello che vuole di se stesso, di essere il più grande genio io mi della appretterei storia. a precisare che questi soldi in ogni caso non vanno a te. Ah, ecco, tra l'altro, magari pensano anche Appunto, quello. dice, quando vedono la zigrinatura, dice, in questo caso la Janin si è fatta pagare, no? Sì. Ecco, in realtà le cose non stanno così, la A parte pubblicità. che io non faccio queste cose mai, il testo di una cosa così, tra l'altro, non potrebbe mai risalire a me perché è un modo di scrivere così diverso. Ecco, bisogna informare anche su queste cose che sembrano banali, Eh ma sì, lo so, comunque. infatti gli equivoci sono moltissimi in questo campo. Ecco, in questo caso la pubblicità si paga alla SPI, che è un'agenzia che ha l'esclusiva per la pubblicità, quindi è un altro discorso. Mi pare però che le illazioni alle quali facevi cenno riguardassero un altro tipo di cosa, cioè in realtà si pensava a corruzione vera e propria, non Sì, che io era. privilegiassi certe gallerie o certi artisti piuttosto che altri perché appunto ne avevo dei vantaggi o economici direttamente o indirettamente, nel senso che mi davano quadri, insomma, beni in natura. Ecco, e la cosa mi scandalizza tanto più quanto più io così sono sempre stata molto, molto attenta a non prestarmi neanche minimamente, dico, a questo tipo di interventi, insomma, fuggendo come un fulmine quando per caso si prospettasse, ma devo dire si è prospettato molto raramente. E quando si prospetta così io scappo prima di essere avvicinata proprio perché sono situazioni estremamente imbarazzanti, tra l'altro. Certe volte il rifiuto può anche offendere, quindi io preferisco non essere neanche messa in condizione di dover rifiutare, no? Scappo prima. Però capisco che la gente, insomma, ha altri metri. E dico, poi se guardiamo intorno a noi come vanno le cose in tutti i campi, dico, la corruzione è a tutti i livelli, forse hanno anche ragione di pensare che anche nel mio caso, dico, queste cose avvengano, però io La cosa dico di curiosa, no. è, scusa, è che evidentemente chi lo pensa non si lascia mai sfiorare dal dubbio che, per esempio, certe cose non si possono scrivere sul giornale perché non sono culturalmente rilevanti. Cioè io vorrei introdurre, se tu sei d'accordo, il discorso sulla qualità delle mostre di Cagliari. Cioè, se noi diciamo che sono scadenti, diciamo una cosa molto vaga. Forse è meglio mettere a punto, puntualizzare un po' meglio, che tipo di arte o di manifestazioni di questo tipo, non so se si possono chiamare ancora arte, circolano in città, quali sono le mostre più conclamate, quelle che chiamano più gente, Tu dici quelle. quelle più reclamizzate a pagamento? Oppure quelle che solitamente si trovano nelle gallerie di Beh, Cagliari? vediamo di parlare di entrambe. Pensa, non c'è molto da dire perché sono cose inesistenti in un caso e nell'altro, nel senso che sono tele, diciamo, imbrattate, però con una pittura che forse solletica certi bassi istinti degli eventuali acquirenti, no? Che si basa tutto appunto sulla scarsa informazione, sulla sottocultura, su un certo tipo anche di impostazione che viene dato anche a scuola, perché insomma, dico, non è che la scuola faccia molto per informare sull'arte.
E quindi così può essere una pittura anche piacevole certe volte, sicuramente sempre molto figurativa, per cui la gente è soddisfatta, capisce che cosa è il soggetto, che cosa si vuole dire. In genere così ci sono dei temi anche molto privilegiati. Scusa un attimo, Cennini che mi sta chiedendo una cosa, di chi è quella giacca? Credo che sia di Gian Giacomo, non è nostra. Insomma, in genere si parla per gergo, quando non si devono far sapere certe cose si fanno dei gesti, io non ci capisco niente, allora è meglio dirlo chiaramente. Ecco, sì. T'ho fatto perdere il segno, scusa. Sì, vabbè, ma comunque tu mi avevi chiesto, per riprendere le fila del discorso, mi avevi chiesto che cosa avevo fatto di altro sull'Unione. Sì. Per qualificare un pochino questo settore. E allora io ti ho parlato intanto di queste poche mostre di cui ho dato più spazio e che mi hanno suscitato una serie di guai, e poi, o di accuse. E poi, per esempio, avevo fatto così una serie, intendevo visitare gli artisti nei loro studi, gli artisti sardi. Questo era un suggerimento che mi aveva dato Gaetano Brundu, devo dire, perché io a quei tempi non osavo neanche pensare di andare a disturbare questi signori per intervistarli, vedere le loro opere, fare un pezzo. Naturalmente non sapevo che loro non solo sono ben lieti di essere disturbati in quel senso, ma anzi lo esigono ed esigono di essere i primi. Ah. Se sono i secondi già si arrabbiano. E quindi comunque io avevo accettato questo suggerimento di Gaetano. Mi ero fatta un po' coraggio ed ero andata per primo, mi ricordo, da Fuiso Fois, che mi sembrava, diciamo, come età e anche come discorso in un certo periodo della pittura sarda, una persona che sicuramente aveva il suo posto qui nella pittura, no? E quindi avevo chiesto prima a lui che ad altri. E naturalmente ne era venuto fuori un pandemonio terribile: ma perché Foiso prima? Ma chi è Foiso? Ma perché lui? Ma c'erano altri? Beh, insomma, poi avevo fatto, ricordo, Gaetano stesso, Luciano Muscu, e poi io francamente dico, siccome scontentavo tutti, certo il criterio di scelta non era rigidamente, ma del resto quale criterio si potrebbe utilizzare? Diciamo quello dell'età, il più vecchio e poi subito dopo quello che ha un anno di meno, oppure il più giovane, o il più bello, il più bravo, e chi è il più bravo? Però entro certi limiti di validità della loro opera e di rappresentatività del loro discorso, qui nell'ambito del sardo soprattutto, io dico che potevo scegliere a seconda anche le scelte sono anche casuali certe volte. Tu incontri uno piuttosto che un altro e dici, beh, vengo a trovarti. Sì. Lui mi dice, se mi dà l'appuntamento, vado. Oppure uno, non so, lo frequenti di più, quindi lo conosci anche meglio e trovi meno difficoltà di approccio alla sua opera, no? E così era andata. Non è che io privilegiassi in modo speciale queste persone, né, devo dire, queste persone mi hanno regalato opere, cose del genere. Comunque, sta di fatto che ho scontentato tutti quanti, ho suscitato una serie di polemiche, di critiche, di invidie, di rivalse, così, e devo dire non ho forse neanche accontentato gli stessi artisti, perché è sempre un po' così, no? Ciascuno di noi si aspetta certe cose, magari ne vengono altre, non so. Allora a quel punto lì, ma soprattutto proprio devo dire, in seguito a una serie di cose antipatiche che sono successe, per cui io sono stata, mi sono anche offesa, ho detto basta con gli artisti, basta per adesso, perché gli artisti in fondo sono bizzosi, sì, sono abbastanza intrattati. Si offendono e poi pretendono sempre di essere più bravi loro, e allora a questo punto non si può insomma andare avanti così. E così questa cosa per adesso è rimasta un po' in sospeso. I più bravi loro, fra loro naturalmente. Certo. E vabbè, purtroppo. Anche se, invece io penso tuttavia, nonostante che ormai non me la senta più di farlo, penso che avesse un senso preciso questo discorso di visita agli artisti e di recupero anche di quelle che sono state le cose nei 10 anni fa, così, qual era il clima culturale a Cagliari allora, che era senz'altro più vivace di adesso, quali sono stati i movimenti più rappresentativi, che cosa si proponevano, come mai si sono sciolti, che cosa ne è stato poi degli artisti oggi, no? È un discorso sicuramente interessante questo qua, solo che se uno deve proprio farsi fare come se San Sebastiano per fare un discorso di questo genere, dico non lo so, io non me la sento più tanto in questo momento, forse in futuro lo riprenderò, dipende un pochino da come andranno le cose, se sarò minimamente incoraggiata anche, perché certamente dalla scelta... non certo prima uno e poi l'altro e uno del terzo e l'altro il quarto, ma dalla scelta delle persone che si fanno si capirà anche così quali sono i criteri che presiedono a queste scelte e che cosa mi muove, insomma, al di là della casualità
apparente, insomma. Certo, abbiamo ancora circa 10 minuti, la interrompiamo con un'altra musichetta, non l'abbiamo scelto molto bene oggi, pazienza. Dunque, riprendiamo il discorso con Anna Maria Janin sulla sua attività di critico d'arte all'Unione Sarda. Senti, hai mai ricevuto delle pressioni di qualche tipo in qualche direzione? Mi sto rivolgendo a te. Mi hai confuso con questa parolona critico d'arte che hai detto più volte nella trasmissione, anche perché io non mi ritengo tale, non sono così sicura di me. E soprattutto anche perché dico, è stato anche clamorosamente affermato che non esiste una critica in Sardegna, non vorrei essere quindi presa in giro da te a questo punto. No, io non ti prendo in giro. Tu hai intenzione di prendere in giro, mi pare. No, no, io vorrei invece che questi discorsi li facessimo, perché in fondo non si fanno mai apertamente, quando si fanno fra le righe, oppure si mormorano così in sordina, vengono fuori le cose che abbiamo già detto, il resto, corruzione, incompetenza, tutte queste cose qui. Ecco, allora bisogna invece dirle, non tanto per difendersi da niente, perché in fondo uno è quello che è, quindi non è che abbia questo dovere. No, è soltanto per un dovere di informazione, la gente deve sapere quando un pezzo è pagato, a chi vanno questi soldi, in che maniera appunto è presente. No, comunque io devo dire, per la mia esperienza pochissimo, nel senso che ho avuto sì qualche offerta di regalo, nel senso quali, ma pochissime. Una volta invece mi telefonò un tale per dirmi che c'era un regalo per me in un certo negozio. Allora io ho capito benissimo a cosa si riferiva al fatto che avevo scritto su di lui qualcosa in precedenza, però per non rifiutare, ma per non entrare nel merito, mi ricordo che avevo detto, guardi, io non avevo ordinato niente, regali per me in quel negozio non ce ne possono essere, e comunque parto, quindi se ne riparlerà, naturalmente non se ne è mai più riparlato. Comunque ecco, forse questo ha capito che aveva fatto un passo falso e non si è più fatto vivo. Ad ogni modo, in questo senso dico, è abbastanza tranquilla la situazione, almeno per me. Invece le pressioni di altro genere che si ricevono ogni tanto sono queste. Per esempio il tale artista, il tale pittore, la tale pittrice che è amica di personaggio altolocato o, non so, amica dell'amica dell'amica. Per cui ti fa presente che fa una mostra, ti fa parlare dalla zia, arriva l'amico in casa a prendere un tè e nel frattempo ti dice guarda che lì c'è, oppure ti invita a cena per dimostrarti simpatia e poi scopri che in verità vuole parlarti della sua amica che fa la mostra. Quindi cioè, queste pressioni sono ovviamente più difficili da neutralizzare, anche perché uno se no si isola completamente, non fa niente mai. E quindi se ne tiene un certo conto, nel senso che magari così... Metti tre aggettivi in più. No, forse neanche tanto quello, ma così ne parli un po', gli dai un po' più di spazio, mentre magari ne meriterebbe nessuno spazio, oppure meriterebbe che tu fossi più cattivo, o meriterebbe di essere ignorato, semplicemente, e invece vai, vedi, subisci anche così ai suoi discorsi, e ti esponi un po' di più, poi... Ecco, poi naturalmente lo deludi perché si ritiene trattato male. Certa gente mi ha levato il saluto a me perché si è ritenuta così maltrattata. E comunque dico, anche queste pressioni in genere non sono poi così rilevanti. Comunque, non mi angustiano più di tanto. Piccole cose. Bene, sì, sono abbastanza piccole. Ormai siamo alle 4-1 e naturalmente non si deve dire così com'è la versione giusta dell'ora. Vuol dire le 15:57. 56, giusto. Va bene, credo che sia ora di finire, anche perché comunque devo dire che adesso mi sento molto più incoraggiata. Ecco, adesso magari parleresti per un'altra ora. Spero di tornare ancora, che tu ci inviti anche, certo. Così non solo me, più gente, fare un discorso a più voci. Sì, basta, e mi inserirò provare qualche volta nelle tue trasmissioni, perché ormai mi sono incoraggiata. Bene, è un vizio che prende tutti. Vedrai che d'ora in poi andrai a letto con un microfono. Va bene. Va bene, grazie per essere intervenuta, grazie, prego, a tutti, prego, i nostri amici, a risentirci mercoledì prossimo. Abbiamo trasmesso Arte 24
Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula.